può un governo mantenere un segreto così grande? Una delle armi più grandi nelle mani degli arsenali di intelligence è la nostra convinzione che il governo degli Stati Uniti non potesse conservare un segreto di tale portata. Mantenere un segreto rappresenta l'abilità di un governo evoluto e che agisce nel silenzio, convincendo le persone a pensare in un determinato modo. Proprio per questo, quando abbiamo avuto tra le mani l'enorme opportunità di sollevare l'umanità intera diventando finalmente una civiltà interplanetaria, alcune persone hanno visto la grande miniera d'oro del militarismo, del profitto di guerra, ma soprattutto il valore della guerra psicologica. Il termine guerra psicologica è usato per indicare qualsiasi azione che viene praticata allo scopo di evocare una reazione pianificata in altre persone. Vengono utilizzate varie tecniche e mirano a influenzare i valori, le credenze, le emozioni, le motivazioni, il ragionamento e il comportamento di un insieme di persone. La cosa incredibile è realizzare come la questione UFO sia stata proprio la rampa di lancio verso la più grande guerra psicologica della storia nei confronti dell'intera umanità. Una sorta di agenda UFO che ha sviluppato delle strategie psicologiche volte a controllare le masse per raggiungere degli obiettivi di potere e controllo del pianeta e delle risorse, verso il sogno di una politica statale di sicurezza nazionale, che si traduce nel mantenere l'integrità del progetto stesso. And determine if that information is a potential threat to national security. Per capire meglio ciò che è accaduto, vi mostro un documento datato 1953 e scritto dal direttore della CIA Walter Smith verso il direttore del Psychological Strategy Board, proprio l'organizzazione fondata nel 1951 da Truman per gestire e studiare le strategie psicologiche per gli Stati Uniti. Il documento fa ovviamente riferimento nell'oggetto ai dischi volanti e dice: sto trasmettendo oggi al Consiglio di Sicurezza Nazionale una proposta la cui conclusione è che i problemi connessi agli oggetti volanti non identificati sembrano avere implicazioni con la guerra psicologica, così come con i servizi segreti e le operazioni militari. Suggerisco di discutere in una prima fase del Consiglio e di definire il possibile utilizzo offensivo o difensivo di questi fenomeni per la proposta di una guerra psicologica. Qui erano gli anni 50 e si stavano delineando tutte quelle operazioni strategiche e psicologiche che avrebbero portato alla famosa privatizzazione e compartimentazione del fenomeno UFO e alla nascita di un governo ombra, dai fondi dei progetti neri, dalle mille coperture, protetto da accessi speciali e soprattutto non riconosciuto. We must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. Ma la cosa straordinaria, racchiusa tra le parole di questo documento, è il riferimento a tre aspetti fondamentali definiti le tre grandi implicazioni del fenomeno UFO, ovvero la guerra psicologica, i servizi segreti e le operazioni militari. Questi possono essere definiti i tre grandi pilastri, ognuno dei quali ha svolto un ruolo fondamentale nell'evoluzione del progetto e del grande cover-up. Il primo, la psicologia, è molto potente come arma per controllare i popoli. Veniva usata la religione, ora vengono identificate continuamente delle minacce, ma il comune denominatore è pur sempre la paura che rende un popolo vulnerabile e controllabile. Perhaps we need some outside universal threat. We must have American dominance in space, so important. Una delle armi psicologiche più potenti della struttura del segreto ha quindi a che fare con l'infiltrazione e il controllo dei principali media. La questione della credibilità del web, e in particolare dei cosiddetti social media, è sempre più in discussione. I governi accusano sempre più spesso i propri oppositori di fare uso di notizie false. Ma la distorsione della verità è non meno frequente da parte di chi detiene il potere, soprattutto mediatico. I know reporters for Time Magazine who told me specifically that they've provided the stories and their editors have spiked them. Yeah, the high level producers and directors. Yeah. And were they, how were they paid? Cash.
to pay. What you do is you make him sign a form and you tell him, you got to report this to the IRS. But whether they do it or not, you're not going to give your form to IRS. I better not say. Some of them are large. Ladies and gentlemen, welcome to the CIA. In secondo luogo abbiamo i servizi segreti, nel caso degli Stati Uniti la CIA, il cui compito principale consiste nell'ottenere e analizzare le informazioni riguardanti la sicurezza nazionale, cioè l'insieme degli apparati destinati a tutelare l'integrità del progetto. Lo scopo è dare quindi ai leader statunitensi le informazioni di cui hanno bisogno per mantenere il progetto statale di sicurezza nazionale al sicuro. I servizi segreti sono l'organo direttivo, agiscono in maniera decisionale e danno una struttura al progetto. Infine, entra in scena il terzo e ultimo elemento, le operazioni militari, poiché il progetto necessita di un organo esecutivo che esegua, se necessario, delle operazioni sotto copertura al fine di salvaguardare l'integrità del sistema definite operazioni nere o anche operazioni false flag. Vietnam, Cuba, eccetera, 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 di questo ne abbiamo già parlato, ma se stiamo parlando di UFO e di operazioni militari, non possiamo non spendere due parole per comprendere ciò che si cela dietro al fenomeno delle abduction. Dobbiamo partire dal presupposto che la questione è complicatissima e necessita una conoscenza completa in campi diversi, la psiche umana, lo spirito, la tematica UFO in generale, i programmi per il controllo della mente e la guerra psicologica, nonché la cosmologia espansa. Molti studi sono spesso presentati in maniera incompleta, focalizzando l'attenzione solo su aspetti negativi dei casi presi in esame, e questo rappresenta un ostacolo per la vera ricerca. È troppo facile dire che l'85% delle abduction sono terribili non conoscendo le alternative, poiché nella vita non è tutt'oro ciò che luccica, come il fatto che dietro all'abduction c'è un componente militare e addirittura la sensazione che i militari sembrino alieni. In tale contesto si inserisce il recente studio condotto dal professor Helmut Lammer, rappresentante austriaco del Centro Ufologico Americano sulle MILAB, le Military Abduction, ovvero falsi rapimenti alieni eseguiti in realtà dai militari. Lammer afferma che dobbiamo comprendere quale sia il programma che si cela dietro alle vere abduction aliene e quale sia quello che invece si cela dietro le MILAB. C'è un forte interesse da parte dei militari nello sviluppo di impianti cerebrali, biochip per la realtà virtuale, proiezione di immagini olografiche e dispositivi di occultamento e armi che alterano la mente. L'esistenza di queste tecnologie indica che si stanno effettuando da anni esperimenti segreti sugli esseri umani e che tali esperimenti sono stati nascosti dalle autorità del governo e anche al pubblico, finanziando progetti segreti meglio noti come Black Programs. And in 79, living and working in Denver, I came across a company that, if necessary, I can provide documents for, that I've kept on file, of a company in North Glen, Colorado, which is a northern suburb of Denver, was developing an implantable chip. Now, at the time in the security industry, a lot of us had a lot of concerns about tracking and locating people that had been kidnapped. And one of the goals of the industry was to develop technology that would allow us to track these people or locate them quickly. Pertanto, se esistono prove anche di un solo caso di personale militare coinvolto in scenari di finto rapimento alieno, non è possibile liquidare facilmente questa alternativa. Inoltre, se enti governativi e militari sono davvero coinvolti segretamente in tali operazioni, è d'obbligo effettuare ricerche molto più approfondite. Per questo dobbiamo analizzare l'incredibile scenario descritto in un documento datato 1995 e rivolto allo Strategic Studies Industries, l'istituto dell'esercito americano che conduce ricerche e analisi per influenzare le soluzioni ai problemi di sicurezza nazionale. Questo documento fa riferimento allo studio strategico per una rivoluzione di successo in affari militari. Punto numero 1. Crescere una o due generazioni di bambini sotto gli auspici di culti satanici, approvati dal governo, il violento abuso sessuale, fisico e psicologico di questi bambini per un periodo di 15 anni produrrà generazioni di automi dissociativi che si atterranno alle istruzioni in modo obbediente e incondizionato. Ci si aspetta che i laureati programmati della setta, tra le altre cose, partecipino a scenari artificiosi di rapimenti UFO.
Punto numero 2. Creare un conto globale degli UFO che comporterà il rapimento di cittadini in modo da favorire l'illusione che questa terra stia affrontando un'invasione extraterrestre. The last card is the alien card and all of it, he said, is a lie. A lie. Gli addotti di preferenza UFO avranno una competenza nelle tecnologie informatiche poiché tale competenza sarà richiesta nei futuri scenari tecnocratici RMA, che sta per rivoluzioni in ambiti militari o affari militari. L'uso di farmaci sperimentali, capacità di proiezione olografica, tecnologie di energia diretta, input uditivo indotto, velivoli sperimentali e costumi per effetti speciali e scenografie. Tra le altre cose, saranno usati per persuadere i rapiti dalla realtà, dalle loro circostanze. Le smentite ufficiali riguardanti questi eventi impiegheranno la psicologia inversa per garantire che tutte queste negazioni siano prese come ufficiale conferma di un'invasione extraterrestre imminente e o barra in corso. I rapiti dagli UFO saranno persuasi ad adorare i loro attesi conquistatori extraterrestri in modo religioso imposto dal culto. Le reti di culto UFO saranno controllate dall'intelligence statunitense per limitare l'infiltrazione e garantire che i dissidenti non interrompano le agende a lungo termine del culto UFO. We did do that, yes. OSI did that. There was a special group out of the 7602nd Air Intel Wing at Fort Belvoir that came out and did that. They had these people that had maybe some sort of defects, anatomical defects that were brought in to fool people into thinking they're aliens. Yeah. I can't give you any specifics because it's still the program is still classified and they probably still doing it. I wouldn't doubt. Questa è la conferma a quanto abbiamo detto fino ad ora, la conferma dell'esistenza di un progetto Ombra che garantisce un programma di controllo a livello psicologico e militare, che permetta di salvaguardare gli interessi stessi del progetto. La tematica UFO possedeva e possiede ancora oggi un'estrema importanza di tipo strategico per operazioni di propaganda psicologica e di indottrinamento delle masse e un'importanza di tipo militare, volta allo studio di nuove tecnologie applicate nelle armi e addirittura testate sui civili, un qualcosa di talmente grande che sta andando avanti da decenni. Come vedete, non è tutto oro quello che luccica e capire questo potrebbe determinare se saremo manipolati in un futuro conflitto interplanetario o se invece saremo liberi di scegliere un più razionale avvenire di pace per il bene della Terra e delle generazioni future e noi abbiamo il dovere di portarlo alla luce. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate come sempre un super like, iscrivetevi al canale e condividete il video ovunque. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, a presto.